che succede? Perché sei così? Il pilota ha detto per caso qualcosa. Ma che dici, deficiente? Non gli ho detto niente. Beh, non deficiente, ma tu non eri fedente. Sono fedente, deficiente. Ehi, ma chi ha detto di me, scusa? Scusa, non ti avevo visto. Che succede a te? Devo registrare. Sì. Ma sei sempre felice. Dico, che cosa devi registrare? Dai, dillo a noi. Tanto che cosa succederà? Ah, strano, se non mi consolate mai. Devo registrare Parker e Chester. È una tragedia. È una tragedia. Tutti sotto terra. Tutti sotto terra, attenzione, tutti sotto terra. Ma che cavolo stai dicendo, deficienti? Andiamo dentro, nel nostro rifugio, nel club delle blocchette. Dopo mi spiegherai questo coso del club delle blocchette. È una storia molto, molto lunga. Ma soprattutto abbiamo escluso Gianluca. Avete escluso Gianluca? Cioè, siete fetente, deficiente e idiota. Sì, ma tranquillo, ti presentiamo il nostro nuovo amico. No, basta, no. Come si chiama il vostro nuovo amico? Beh, si chiama lui, ecco qua. Non sembra amichevole. Ciao, come stai? Come ti chiami? Mi chiamo Salute la Fetenza. Come, scusa? Aspetta, no. Che voce hai, scusa? Mi sembri quella di Laurenti davanti a un altro, quando vuole fare lo stupratore anonimo. Ma, scusami un attimo, che cosa? Com'è che ti chiami, scusa? Stavo scherzando, in realtà. Vabbè, lo so, però dimmi il tuo nome, per favore, perché se non c'hai un nome, come ti posso chiamare? Stupido? Esatto, hai indovinato, mi chiamo Stupido la Sega. Cosa? Aspetta, cosa? Stupido la sega? Vabbè, dovete andare nel vostro club. Attenzione, c'è un nuovo avviso di là. C'è un nuovo avviso che ci sarà un concerto della SED. Andate. Della SED? Corriamo subito, ragazze. Corriamo, andiamo. Corriamo, andiamo. Ma mi lasci un ricordino sempre qua, deficiente. Sì, per dirti che sei uno scemo. Non ascoltarlo, fa sempre così. Devo andare, ciao. Che personaggi vivo. Cioè, io devo ancora capire il nome di quello lì. Stupido la sega. Iniziamo subito, non facciamoci domande, perché altrimenti potrei implodere e potrei mandarli a fanculo. E sto vendendo tutti i miei vestiti! Ciao cari amici followers e benvenuti in questo nuovo video. Ciao ragazzi, sono John. Sì, questa volta siamo tornati con un su Parker e Chester. E tra l'altro, non so, non fatemi domande del club blocchettine. Ma non era il club delle stupidine, qualcosa del genere? Vabbè, non mi domandi, concerto della SED. Ma che cacchio c'è? Vabbè. Allora, lasciamo perdere. Ma... Non siamo sul canale di Luxury Life. Luxury Prank con Luxury Prank, Luxury Dark, Luxury Light o Luxury, ma siamo sul canale Pranks, che il canale sarà in descrizione. Sì, questi qua hanno 4 canali, 2 che non fanno nessun altro video. Scusate, allora, che cosa stavo dicendo? Stavo dicendo che su com'è
siamo su Parker e questi qua hanno canali e ne pubblico su due. L'ultimo video che ho reactato era su Luxury Light ed era dove loro nuotavano in una piscina di capelli umani. 30.000 dollari buttati nel cesso. Vabbè, comunque, prima di iniziare vi voglio solite prassi, ovviamente dovete fare una cosa, ovvero... Mi raccomando, and subscribe. E soprattutto, cos'è che devi fare quando esci di casa? Hai ricorda, tu che... Hey guys, before this video starts, a huge thank you to... Parker e Chester, perché non mi sponsorizzate a me? Perché non prendete il mio canale come sponsor? Porca puttana! Finta! Afternoon Lux Army. Nominato un po' se non era diciottenne. Ah, che bello quando vai da questi video e ti dici: ma sto per vedere l'era glaciale 5. E invece, che bella cosa, è diciottenne, si chiama Kinsey, e dice che in questo periodo uno stalker anonimo, un uomo anonimo, la spia. She doesn't know. She says she keeps getting calls from an anonymous number and when she picks up, they don't say anything. Ha ricevuto un messaggio da un coso anonimo. She also says that she received a text message. Madonna Parker, però sembri fatto di crack. Sembri fatto di crack dalla tua faccia, ma si può. Ma chiamiamo un numero apposta per Parker. Chiama anche tu l'800. Text message with a picture of her brushing her teeth in the bathroom. She thinks someone in her backyard took this picture. We invited Kenzie to our Abbiamo set invitato today to try to find out more Kenzie information about this. Vorremmo trovare nuove informazioni. Beh, a fare che cosa? A fare che cosa? No, 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 Ci sono. Ci sono. Ci siamo. Ok, Kenzie, vieni. Kenzie, vieni. State recando. Parker, piacere. Vabbè. Sì, siamo... Beh, abbiamo visto la tua situazione. Sì. Ok, andiamo. Accomodati. Ok, Kenzie, quindi parlaci di quello che... Penso che... già detto. Quando è successa questa tua cosa dello stalker che ti spia? Un mese fa. Hai postato un numero di telefono... Penso, credo. Cioè, se non lo sai tu che ti ha contattato un numero anonimo, sei coglione. Tu pensi? Penso praticamente gli dice: pensi che sia qualcuno che ti fa uno scherzo? Non penso, non ho nessuno che fa tipo questi scherzi. Ah, è tipo hai detto che ieri
notte da che eri da sola, hai sentito qualcuno che grattava alla porta. Inquietudine. Inquietudine. No, I don't mean it like that. I just mean that there's a possibility that it could be your friends playing like a mean prank on you. Oh, ah, che ti stanno facendo. Ah, gli ha detto praticamente, pensi che sia qualche amico che ti stia facendo uno scherzo. Scusate. Ok, se, ha detto, con la solita tradizione di Parker, certo, di solito rituale, metteranno le telecamere all'interno della casa, della ragazzina, e vedranno qualcosa. Bene, sicuramente vedranno... Chi vedranno? Vedranno Pimot. Non avresti dovuto! Lo vedranno. E va bene. Ok, stiamo andando alla casa di Kimby. Vedremo di Kenzie, la chiameremo Kendall. Ciao ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video di Ok, penso che... Parker con gli occhiali, ma stiamo scherzando. Passiamo giù un po'. Siamo andati a settare le videocamere. Ok, abbiamo finito di settare le videocamere e in ogni stanza, cucina, sottoscala, bagno, camera, di tutto di più. Nella sua casa, nella sua camera, certo. E vedremo se qualcosa succederà. Succederà. Andiamo in camera. Cioè, in camera. In macchina. Siamo andati ad aspettare. Perché ho questa voce da scemo? Ok, ma siete sicuri che non sono loro gli stalker? Cioè, porca puttana. Si fanno la solita dormita. Che bello guardare Parker e Chester che dormono. Chester che dorme in quel modo, con il braccio sopra gli occhiali, è un modo di dormire che non ho mai visto, neanche negli anni 90 che c'era Fantozzi. Scusi, che danno stasera? Ma già vi dico che questo video è... Concludilo tu, Paolo. È una cagata pazzesca! Sta dormendo. Io Mino, stai a guardare, io dormo. Ma che cavolo vuol dire? Ma guarda tu, deficiente. Vabbè, sono le 2:28 di notte. Yo. Bello, non è niente. Sta sbattendo sulle finestre. Mi dissocio. Ok, non si vede un cazzo. Sta ridendo. Sembra Joker. Non Joker che conosciamo tutti. È il Joker, quello della Justice League. Che cos'è? È un cazzo. È un cazzo. Un cazzo. C'è una perla di Parker. Io non l'ho mai sentita in vita mia. È un cane. Secondo te, quel coso lì è un cane? Ma tua madre è un cane! No, io ora vedo la... No, di cane. Cioè, quel coso secondo te è un cane? Scary.
Certo, mia sorella è un club dogo, è uno dei club dogo. Dove cosa diamine è? Non lo so, andate a salvarla, ecco, bravi. Andate così almeno la ritrovate. Cioè, certo che non si vede tantissimo perché la qualità fa schifo. Muoviti! Correte, cacchio! Correte, neanche posso sono la sta sguinzagliando! Correte! Se la stanno usando! Kenji! Che cosa succede? Madonna, state ribaltandole! Certo che con la delicatezza. No, Dove è andato? C'era un ragazzo. Oddio, stai bene. Meno male che stai bene. Chiamiamo la polizia? C'è. Cosa? Un'idea di Parker? Oddio. Cacchio, ho tirato un video. Anna, ho tirato un scorreggio. Io non si fanno i scorreggi. Cosa è successo? Hey guys, so we filmed that video 2 days ago. We were told abbiamo fatto questo video 2 giorni fa. Unfortunately, there's a lot of creeps in the world, there's a lot of people on drugs and... Ah, ok. Parker ha detto che hanno risolto l'investigazione, hanno trovato il tipo e l'hanno preso. Cioè, bravo. Other substances. If you suspect any suspicious behavior, contact the police or if you're young, tell your parents about it immediately. Ah... Bella cosa che ha detto. Ora, a parte gli scherzi, ha detto veramente una bella cosa. Aiutate le persone finché sono ancora in situazioni belle. Non aiutatele, cioè, aiutate le persone quando hanno bisogno, praticamente, ha detto. Bella cosa, bravo Parker, bravissimo. Bene ragazzi, per questo video direi di concluderlo qua. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, cliccate sulla campanella se volete ancora video del genere, e dal vostro Matte è tutto, ad un prossimo video, ciao ragazzi!